School of Sun Rock porta avanti la sua raccolta di tappi anche in questa caldissima estate del 2017. Siamo sicuri, sicurissimi, che è il periodo dell'anno in cui state aprendo più bottiglie di acqua, di bibite, e noi siamo qui apposta per raccogliere tutti quei tappi che altrimenti buttereste via. Che cosa dovete fare? Dovete semplicemente raccoglierli in una bustina, in un contenitore e portarli qua da noi. Noi siamo sempre aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19 del lunedì al venerdì e il sabato dalle 9 alle 16. Siamo qui, raccogliamo i tappi di bottiglia e siamo il punto di raccolta per San Rocco e zone limitrofe, e ci siamo messi d'accordo con l'Associazione Misericordia di Piacenza, i quali vengono di tanto in tanto a prendere questi sacchi che noi riempiamo dei tappi che i sanrocchini e le persone che stanno intorno a noi, i nostri amici, raccolgono. Questa iniziativa è molto importante, infatti questi tappi vengono poi riutilizzati, vengono portati in un luogo dove vengono venduti, i soldi ricavati servono per mettere in piedi delle situazioni umanitarie importanti, l'acquisto di carrozzelle, l'acquisto di ambulanze, insomma mettere i propri rifiuti a servizio della solidarietà. Questo servizio lo facciamo molto volentieri noi di School of Sun Rock, siamo resi disponibili perché sposiamo pienamente questa idea del non buttare via, del non creare rifiuto su rifiuto, ma di cercare di prendere ciò che buttiamo e dargli una nuova, una seconda vita. Quali tappi potete portarci? Molto semplice, i tappi delle vostre bottiglie, che siano di acqua, delle bibite, tutti quei tappi di plastica che possono essere sui detersivi, sui dentifrici, insomma tutti quei tappi che normalmente vengono buttati via insieme alle confezioni. Ovviamente le confezioni non ci servono, potete continuare a gettarle nella plastica normalmente con la raccolta differenziata che abbiamo qui in paese, mentre i tappi teneteli da parte e portateli per noi. Anche dei nostri amici hanno cercato di estendere l'iniziativa, per esempio hanno portato nei bar che frequentano delle piccole scatole o dei contenitori dove poter buttare questi tappi, che poi vengono portati qui, vengono raccolti e dati appunto a questa associazione La Misericordia, che se ne occupa per il riciclaggio.